Per questo motivo, cioè, noi riteniamo di accettare la riformulazione che viene proposta dal Governo, ma auspicando anche che ci siano delle conseguenze serie nei confronti di Poste Italiane SpA, che sarebbe pure ora che cessasse nella maniera più assoluta questi piani di razionalizzazione e piuttosto cercasse di riorganizzare i servizi in maniera diversa e l'economia le facesse su tutt'altri settori, su tutt'altre spese che anche all'interno di Poste Italiane SpA ci sono sicuramente, ma non sulla presenza e sul presidio di servizi e di sportelli che sono essenziali per quello che riguarda la vita quotidiana dei cittadini. Grazie. Grazie collega Palese, poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti all'articolo 49,5 del regolamento. Adesso il collega Nicola Bianchi, prego. Grazie signor Presidente, colleghi. Poste Italiane è un SPA, cioè una società per azioni, ma Poste Italiane è ancora un'azienda a totale partecipazione pubblica. La società per azioni Poste Italiane è un socio unico e il socio unico è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alias lo Stato. Poste Italiane, è giusto ricordarlo, è dei cittadini italiani. Si sta mettendo in atto una trasformazione di Poste Italiane che porta il fornitore di servizio universale, quindi la più grande infrastruttura di servizi in Italia, a mettere in secondo piano la sua originaria e tradizionale mission, per usare un termine gradito al mondo aziendale, e a diventare gradualmente un vero e proprio gruppo bancario. Gli squali della finanza ringraziano, i cittadini comuni penso proprio di no. 32 milioni di clienti sono i dati ufficiali, restano a guardare questo spettacolo raccapricciante. Qual è lo scenario che si prospetta? Se guardo in avanti sulla base di quello che è stato annunciato e fatto finora, vedo da un lato un gruppo bancario privato impegnato a svolgere operazioni finanziarie, ovviamente di dubbio interesse pubblico. È il recente annuncio da parte di Poste Italiane dell'acquisizione del 10,3% di Anima, ne è già il primo segnale. Ripeto le testuali parole che ha usato l'azienda in sede di annuncio dell'acquisizione. Una buona operazione coerente col piano industriale di Poste. Ecco, vorrei sottolineare per qualche secondo queste parole. Una buona operazione, vale a dire siamo già nell'ottica delle operazioni finanziarie e delle società private. È coerente col piano industriale, quindi coerenza sia, ma a noi questa parola non piace proprio. D'altro lato vedo invece la società che gestisce il servizio postale universale, una società pubblica sempre più ridimensionata. I cittadini non capiranno perché la posta prioritaria non sarà più prioritaria, perché alcuni uffici rimarranno aperti a giorni alterni, perché non potranno più usufruire nel modo più corretto di servizi che sono essenziali per l'utenza, e potrei continuare. Non capiranno. Poste Italiane si allontana sempre di più dalla sua, sempre di più dalla funzione sociale per cui tanti anni fa è stata creata. La privatizzazione di Poste, lasciatemelo dire, la vuole soltanto il PD. La dimostrazione chiara e lampante è la votazione in commissione circa un anno fa. Questo ovviamente porterà da un lato una good company, quindi una buona azienda, una buona banca, che penserà a fare affari, a investire nei mercati finanziari, a prestare importanza al settore assicurativo, alle carte di credito e alle ricaricabili e alla telefonia mobile. E dall'altra una bad company, che resterà pubblica e che non avrà ovviamente più le forze economiche per fornire un degno servizio postale universale e che dovrà garantire uno stipendio a 144.000 dipendenti. È questo che volete, colleghi del PD? Presentate interrogazioni a raffica contro il piano di riordino degli uffici postali. Per quale motivo? Per dare conto ai vostri elettori? Questo, come al solito, è l'unica cosa che vi interessa. I cittadini invece devono sapere che quegli stessi parlamentari che hanno presentato decine e decine di atti di sindacato ispettivo contro il taglio degli uffici postali hanno votato per la privatizzazione di Posta e per la finanziaria del 2015. Hanno messo cioè le basi per la distruzione del servizio universale postale. È l'ipocrisia che vi contraddistingue come sempre. Da una mano togliete e dall'altra fate finta di dare.
State distruggendo una delle poche società pubbliche, una delle poche aziende pubbliche floride in Italia, un fiore all'occhiello del nostro paese da decenni. Sarei anche curioso di sapere in quale punto del programma elettorale nel 2013 veniva riportata la privatizzazione di Poste. Gli uffici postali devono essere efficienti, devono garantire servizi, devono svolgere una funzione sociale. L'ufficio postale è la vita reale e di chi ci va ovviamente quotidianamente. Ci vanno ovviamente le persone anziane a ritirare le pensioni, ci vanno le persone normali a pagare le bollette, a spedire lettere e pacchi, a mettere da parte qualche soldino. A queste persone non importa di investire in Poste Vite, non vogliono code agli sportelli, a queste persone non vogliono comprare dei grattavinci, vogliono che il pacco arrivi in tempo. Ecco perché voteremo convintamente favorevoli alla nostra mozione. Non accettiamo le riformulazioni perché secondo noi per evitare tutte queste criticità bisogna accettare gli impegni così come abbiamo riportato noi. Al contrario invece voteremo contro le mozioni del PD e di Area Popolari che non fanno altro che riportare impegni blandi e che non risolveranno sicuramente il problema. Mentre per tutte le altre ci asterremo. Grazie. Ringrazio deputato. Adesso chiede di intervenire la deputata Vincenza Bruno Bossio. Prego, deputata. Credo che non sia inutile discutere in generale delle mozioni e in particolare sia importante questa discussione di oggi su un tema che è nello stesso tempo un tema di politica industriale e di giustizia sociale. Poste Italiane è la più grande infrastruttura di servizi in Italia, ma nello stesso tempo è la più grande azienda italiana. Ben 143.000 lavoratori ed è in atto un processo di privatizzazione che dovrà portare però un'alienazione non superiore al 40%. Nello stesso tempo sta andando avanti in questi anni un processo di liberalizzazione del mercato postale che ha oggettivamente eroso l'area dei prodotti universali riservati ai fornitori del servizio universale. E proprio per questo abbiamo avuto già nel settembre 2014 un piano industriale di Poste Italiane che prevedeva una chiusura degli uffici postali, ben 445, è una rimodulazione degli orari. Bene, questo tema del piano industriale, che poi è stato riproposto dall'amministratore Caio